La resistenza è un valore che dobbiamo trasmettere a tutti, non ha un colore politico o partitico. È un'esperienza che il nostro popolo ha vissuto e che dobbiamo continuare a ricordare perché ha significato la libertà di espressione, la libertà da un'oppressione nazista sul nostro territorio, la libertà da quelle che erano le leggi fasciste che hanno comunque creato un divario fra i cittadini italiani. A maggior ragione oggi dobbiamo ricordarci che questi valori vanno trasmessi ai nostri figli e vanno saputi riconoscere quando vengono rievocati, soprattutto in questo contesto geopolitico attuale dove uno Stato ha avuto l'ardire di aggredire un altro e quindi di opprimere il popolo che c'è residente in questo Stato. E la resistenza che adesso noi stiamo assistendo degli ucraini è molto simile a quella del nostro paese, degli italiani, e dobbiamo sostenerla in tutte le maniere possibili, sotto forma di invio di armi, sotto forma di appoggio politico, sotto qualsiasi forma sia, perché la resistenza è una sola, il valore della resistenza è unico, universale.